Eh sì, oggi ho un bel po' di cose da fare. Innanzitutto vorrei costruire un ponte per collegare l'isola centrale con la mia isola. E poi voglio andare a vedere i nuovi Pokémon, perché proprio ieri è uscito un nuovo aggiornamento della mod e ne sono stati aggiunti veramente tantissimi. Pika pika! Allora, direi di fare una cosa del genere. Stavo già facendo un po' di esperimenti. Qui metterei un blocco di questi decorativi. Poi utilizzerei la cobblestone, questa qua, così. Poi le slab di cobblestone, in modo da fare sì che io possa passare con una barca eventualmente sotto il ponte, e poi mettere un altro di questi decorativi su questo pilastro. E ovviamente farlo per tutti quanti. Ok, ce l'ho fatta. Per quanto riguarda invece il piano dove andremo a camminare, direi di utilizzare le slab con il legno di acacia, che è appunto il legno che si trova nella savana, quindi dovrebbe accompagnare bene tutto quanto il lavoro. Quindi io direi qua di andare a mettere tutto il legno di acacia, così, in modo da fare la passerella per poter camminare sul ponte. Ok, la passerella è fatta, ho messo a posto anche un pochino la terra qua, così abbiamo tutto quanto spianato e possiamo arrivare tranquillamente dall'altra parte. Adesso dovevo craftarmi un altro po' di cose, quindi direi di farmi un attimino questi blocchi qua. Il gettatore in realtà mi servirà, adesso vi faccio vedere per quale motivo, ne faccio 8, perché volevo metterli in corrispondenza di questi blocchi qua. Sono semplicemente decorativi, ragazzi, quindi non voglio assolutamente utilizzarli come blocco per la redstone. Ok, facciamo così e direi che in questa maniera abbiamo questa specie di blocco leggermente diverso. Adesso devo farmi delle fence, ok, in questa maniera. Adesso 21 non so se mi bastano, e le andiamo a mettere praticamente qua e qua, ovviamente per fare tutti quanti i corrimano del nostro ponte. Poi sopra questi andrei a mettere i vari muretti, così, per fare un attimino da pilastro, perché voglio fare anche un tetto a questo ponte, non voglio lasciarlo semplicemente così aperto. Qua sopra invece vorrei chiudere con questi blocchi qua, così, e sopra andare a mettere una specie di cappello fatto con i mezzi blocchi di questo tipo. Ok, forse ne ho fatti anche troppi. Allora ne mettiamo uno sopra qua, uno sopra qua e altri due dall'altra parte, quindi uno qua e uno qua. Ok, sopra i vari muretti metto delle fence per fare da sostegno a tutto quanto il tetto del ponte. Prima di fare il tetto però volevo aggiungere questi blocchi qua, che secondo me ci decorano un attimino il bordo del ponte, così, in modo che non risulti essere troppo piatto. Ovviamente lo faccio anche di qua, così, e un altro qua, in questa maniera, così. Il tetto del ponte lo andiamo a fare utilizzando questi scalini. Sì, lo so ragazzi, quella là è la centrale elettrica, prima o poi dovrò andare a visitarla. Allora, fatemi fare questo lavoro adesso, così direi, e proseguiamo ovviamente per tutta la lunghezza del ponte. Ok, ci siamo. Come vedete qua ho fatto questa parte del tetto. Adesso qua sopra volevo aggiungere del legno grezzo di acacia, in modo che cambia un attimino colore. Non sono sicuro di questo pavimento se tenerlo così o utilizzare il legno della giungla che avevo anche utilizzato nella capanna. Ok, andiamo a mettere il legno d'acacia qua e andiamo a fare tutto quanto il percorso del ponte in questa maniera, così. Ok, arriviamo fino in fondo, quindi fino a qua, e qua dobbiamo proseguire con il nostro tetto, quindi direi di andare avanti mettendo questi scalini qua, così. Ok, adesso devo farmene altri e vado a completare il lavoro. Ok, ce l'ho fatta, ho costruito finalmente il ponte, ho aggiunto ancora qualche
decorazione e ho cambiato il pavimento utilizzando il legno della giungla, perché secondo me sta molto molto meglio. Inoltre qua ho aggiunto queste lampade che si accendono durante la notte. In questa maniera anche il ponte è illuminato quando farà buio. Oh! Sono convinto che Baobab sarebbe orgoglioso del mio lavoro. Finalmente abbiamo un collegamento tra l'isola centrale e la zona safari di Nara. Ma ora voglio occuparmi dell'aggiornamento della Pixelmon che abbiamo installato proprio ieri. Oltre agli aggiornamenti con i nuovi Pokémon, che però non avete ancora visto nella mia serie perché gli episodi precedenti sono stati registrati un po' di tempo fa, proprio ieri è stato fatto un nuovo aggiornamento della mod con circa 40 nuovi Pokémon, alcuni di quinta generazione e altri di sesta generazione. Dato che diversi nuovi Pokémon che non avete mai visto spawnano qui nella savana, volevo ovviamente mostrarveli e magari anche catturarli per poterli tenere. Allora, andiamo un pochino a vedere in giro. Ah, ecco, un'altra cosa. Sono stati aggiornati anche i modelli di diversi Pokémon. Ragazzi, guardate il modello di questo Nidoking. È veramente bellissimo. E quindi anche la mia Nidorina sarà stata aggiornata. Allora, anche questo è un Nidorino, quindi la versione maschile di Nidorina, e anche questo è un nuovo modello. Ragazzi, bellissimi, bellissimi davvero. Però volevo farvi vedere qualche nuovo Pokémon, eccolo qua, un Buffalant, ragazzi. Guardate quanto è bello questo Pokémon, è praticamente la rappresentazione di un bufalo. È bellissimo, non so se si può cavalcare, sinceramente mi piacerebbe catturarlo, magari facciamo una prova. Allora, andiamo a lanciargli un Pidgeot, vediamo un po' se ce la facciamo. Allora, Pidgeot, vai! Allora, andiamo a fare un attacco rapido. Ok, non vorrei ucciderlo. No, devo cambiare Pokémon, altrimenti lo disintegro. Vediamo con un Aron. Ok, devo fargli una piccola piccola mossa per poterlo portare a rosso o indebolire, quindi così direi che è perfetto. E adesso proviamo a lanciargli una Ultra Ball. Lo so ragazzi, devo ancora farmi tutti i macchinari per poter craftare le nuove Pokéball. Comunque ragazzi, abbiamo catturato un Buffalant. Bellissimo. Allora, Aron è salito di livello, perfetto. Allora andiamo a vederlo subito, andiamo a sostituirlo. Guardate, un'altra cosa che è stata aggiornata sono gli sprite qua dei vari Pokémon, che sono bellissimi. Allora, mettiamolo al posto di Aron e mettiamo qua il Buffalant, così ve lo mostro per bene. Allora, e voglio provare anche a cavalcarlo. Allora, andiamo un po', vediamo un po'. Eccolo qua, ragazzi, Buffalant di livello 25. Si può cavalcare? Sì, bellissimo. No, 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 questo è fantastico. No, no, è bellissimo questo Pokémon. Purtroppo questo non ha un'evoluzione, però mi piace veramente tantissimo. Guardate qua quanto è bello il Buffalant, ragazzi. Considerate, ragazzi, che il Buffalant che vi ho mostrato era di dimensioni piccolo. Provate a pensare quanto possa essere grande quello enorme. Giga enorme non ve lo posso far vedere perché i Pokémon giga enormi non spawnano naturalmente. Si possono ottenere solamente con le uova oppure usando il Poke Editor, e quello lo considero cheatare, pertanto non ve lo posso mostrare. Però ragazzi, se dovessi trovarne uno più grande ve lo faccio vedere sicuramente. Ora sto facendo un giro di notte perché dovrebbero spawnare altri Pokémon nuovi. Ed ecco qua il Pokémon che volevo mostrarvi, ragazzi. Eccolo qua, un Purloin. Allora, vediamo un attimino di catturarlo perché è anche molto veloce, eh. Se ne va in giro. Allora, non so che Pokémon utilizzare perché sinceramente ho paura di distruggerlo con qualunque Pokémon. Provo con Rufflet giusto per ingaggiarlo, ma voglio provare a catturarlo direttamente. Quindi una Ultra Ball. Vediamo un po' se riusciamo. Ci vorrebbero le Scuro Ball, in questo caso. Però magari abbiamo fortuna e lo prendiamo subito. No, purtroppo no. Allora, riproviamo con un'altra Ultra Ball. Forza, ce la puoi fare, dai. Vieni qua, entra nella Ultra Ball. Vediamo, sì, l'abbiamo catturato. Ora vi faccio vedere questo nuovo Pokémon. Allora, andiamo qua, perfetto, e lo mettiamo al posto di Luxray, direi, per il momento. Giusto per... anzi, mettiamolo al posto di Tropius, così andiamo anche a fare un po' di livelli con lui. Allora, vediamo un po', vieni fuori. Tudu! Ragazzi, guardate, è piccolino, eh.
È un gatto praticamente, ora ve lo faccio vedere da vicino. Ecco qua, guardate, è bellissimo, anche il colore mi piace un sacco. Allora, vediamo un po' di che dimensioni parliamo di questo Pokémon. È gigante. Ragazzi, quando evolverà, ti assicuro che sarà veramente bellissimo. Dunque, dato che evolve a livello 20, volevo farvi subito vedere la sua evoluzione in Liepard, perché è veramente bellissima. Allora, andiamo ad ingaggiare un Pokémon. Posso provare con questo qua, col mio Blaziken, che sapete è devastante. Vediamo un po' se non mi fa fuori. No, ce la faccio, perfetto. Con i nostri bellissimi colpi andiamo a far fuori questo Arbok, che mi ha anche avvelenato, ma non è un problema e l'abbiamo sconfitto. Allora, quanti punti ha preso? 400, non credo che bastino. Mi ha dato anche un disfoguscio che prendo, il resto lo butto via. Faccio ancora qualche battaglia e poi andiamo a vedere l'evoluzione. Allora ragazzi, ne approfitto per mostrarvi un altro Pokémon introdotto recentemente, ossia un Likiliki. Ragazzi, è un Pokémon veramente brutto. Assomiglia a Lictung, che già avevate visto qui nella savana, però questo, con il modello anche aggiornato, ragazzi, è veramente, veramente ignorante. Non lo catturerei mai un Pokémon del genere, ve lo giuro. Voglio comunque provare a sconfiggerlo per prendere punti esperienza. Vai, Blaziken! Allora, andiamo con un altro. L'ho bruciato, perfetto. Mi sa che me lo fa fuori, Blaziken, eh? Dai, un altro calcio ardente e l'abbiamo ucciso, perfetto. Quanto manca all'evoluzione qua? Vediamo un po', statistiche generale. Ragazzi, alla prossima battaglia sicuramente riusciamo ad evolverlo. Caro Arbok di livello 27, Pidgeot ti farà fuori molto presto e così io potrò evolvere il mio Pokémon. Ok, mi ha bruciato, ma non è un problema. Con un altro attacco d'ala abbiamo fatto fuori Arbok e sicuramente ora andiamo ad evolvere il nostro Pokémon. Intanto Blaziken è salito di livello, ma soprattutto Purrlion è salito di livello. Ok, Drop All. Ragazzi, guardiamo questa evoluzione. Naturalmente, come al solito, non si capisce quasi nulla, perché purtroppo i Pokémon evolvono dentro il mio personaggio. Ma ragazzi, guardate questo Pokémon Liepard. Lo amo tantissimo. Ragazzi, è... no, non lo so, è bellissimo. È veramente un Pokémon affascinante. Molto signorile, devo dire. Ed ecco qui un altro nuovo Pokémon. È già un'evoluzione, il nome è un pochino difficile da pronunciare, è Zebstrika o Zebstrika, adesso non so esattamente dove vada l'accento. È già un'evoluzione di Blitzle, quindi un altro Pokémon che assomiglia appunto a una zebra. Ragazzi, la savana devo dire che sta diventando un posto davvero interessante. Beh, direi che è stata una giornata davvero proficua anche oggi. Ho costruito un ponte, ho catturato due Pokémon, uno dei quali l'ho fatto anche evolvere, e abbiamo visto anche i nuovi Pokémon introdotti nell'ultimo aggiornamento. Ma non devo assolutamente dimenticarmi che io ho una missione molto importante da compiere, ossia trovare gli ultimi due orb per poter far sì che Raikou possa nuovamente spawnare all'interno della savana.